og úrvarð þetta fyrirtæki eða kannið fyrir þess að það E qualcuno sembra dire baci da Panama. Buongiorno, benvenuti alla nostra puntata del sabato di Omnibus, dedicata come da copertina montata con saggezza e capacità da Maurizio Gaggiotti ai Panama Papers. Tanti volti, tanti personaggi, più o meno noti, tanti potenti della terra che adesso tremano un po', però una domanda ce la dobbiamo fare. Non per ridurre la portata, che peraltro è storica, di questa inchiesta svolta dal Consorzio Internazionale dei Giornalisti, però una domanda, ce la dobbiamo proprio fare. Possibile che in Italia, grande paese, considerato uno dei più grandi paesi per quanto riguarda le classifiche dell'evasione fiscale, ci si debba poi ridurre a quelle tre o quattro persone? Molto note, ma insomma, della serie, tutto qui? Cercheremo di rispondere a questa domanda abbastanza epocale, perché siamo probabilmente tutti della stessa opinione, cioè che la più grande evasione fiscale della storia nessuno la scoprirà mai, perché quelli bravi sanno come si fa, e ne parleremo oggi. Cercheremo con i nostri ospiti di raccontarci poi se questa straordinaria inchiesta presuppone una partenza anche giuridica. Tutto quello che stiamo leggendo in questi giorni che riguarda Panama è legale? È illegale, è lecito, illecito è sicuramente immorale, ma siamo spesso sul filo del rasoio della legalità, perché ricordiamoci che in molti paesi questo tipo di operazione si può fare, e chiaramente ci sono anche dei trattati che prevedono per esempio la doppia imposizione. Cercheremo di parlarne oggi e intanto presento subito i nostri espertissimi. Eugenio Benetazzo, che per carità si può definire economista, ma sicuramente fuori dal coro. Poi Nunzia Penelope, giornalista. È molto restrittiva dire che Nunzia Penelope sia solo una giornalista, è un'espertissima anche lei di questioni fiscali, un libro suo, un bestseller storico, Soldi rubati, peraltro il titolo diceva e dice ancora tutto, perché poi lo scenario non è assolutamente cambiato. Piero Sansonetti, direttore del Dubbio, anche qui dire giornalista è molto riduttivo. Poi abbiamo con noi Francesco Petrelli di Oxfam Italia, un'associazione che, come sapete, non voglio definirla lobby, però è una di quelle lobby buone, perché poi sull'evasione fiscale ha costruito analisi, inchieste e adesso anche un'importante petizione di cui poi dopo vi parleremo. E poi da Zurigo abbiamo Enzo Caputo, che torna a trovarci, studio legale Caputo e Partners. Lei peraltro ha lavorato qualche anno con quello studio legale famoso di cui si parla tanto in questi giorni, quello dei Panama Papers, Mossack e Fonseca, e ci racconterà un po' però anche come funziona questo mondo, che a noi dà l'impressione di muoversi davvero sul filo della legalità e dell'illegalità. Insomma, bisogna che su questo ci spieghiamo bene alcune cose. Non vogliamo essere didattici, assolutamente no. C'è il disclaimer, mi raccomando, insomma, non sono istruzioni per l'uso, eventualmente sono istruzioni per l'abuso. E infatti, Penelope, vengo subito da lei. Ecco. No, diamoci del tu, perché ci conosciamo tanto, abbiamo fatto anche un programma insieme, Soldi rubati. E l'abuso di diritto, tutto parte da lì. C'è chi se lo può permettere e chi no. Se lo poteva permettere, perché tanto adesso non è più reato, è stato recentemente depenalizzato l'abuso di diritto. E quindi noi dovremo abituarci, soprattutto dovremo abituarci ad arrabbiarci e indignarci, perché poi l'impressione che tutti abbiamo è che qualcuno si possa permettere di scontare questo vantaggio competitivo di pagare meno tasse, e invece no, le dobbiamo pagare. Ma guarda, in realtà oltre al mio noto bestseller Soldi rubati, storico, io 2 anni fa ho fatto un'altra inchiesta sul denaro illecito, e si chiamava Caccia al tesoro ed era per l'appunto tutto esclusivamente sui paradisi fiscali.
Sai come diceva il film, ho visto cose che voi umani non potete immaginare. Io però non ho usato leaks o documenti segreti, eccetera, anche perché a me nessuno me li manda. Oltretutto non mi piace essere una cassetta delle lettere, preferisco andarmeli a cercare. Ho semplicemente incrociato una serie di documenti tutti ufficiali, Banca Mondiale, Fondo Monetario, alcuni documenti di ONG molto serie, eccetera. E quello che è venuto fuori è che nei paradisi fiscali gira praticamente un'economia parallela, ma so che questo lo diciamo tutti, ma lì era quantificata, cioè 30.000 miliardi, no? E ti ripeto, sono stime fatte da Banca Mondiale. Allora, se c'è un'economia che vale come due volte il PIL degli Stati Uniti, che viaggia in un canale separato, quello appunto offshore, cioè non è che quella roba lì la detengono soltanto quattro gatti, è chiaro che ci sta mezzo mondo là dentro. Adesso con lì avevamo le cifre e i modi, lo studio legale di Panama, ma guarda che tu apri internet e cerchi, io facevo le ricerche per il mio libro e io uso una posta di quelle che poi ti mettono anche le pubblicità, semplicemente per aver digitato qualcosa sui paradisi fiscali, io mi ritrovavo la casella di posta piena di pubblicità, di studi legali, esattamente come quello di Vieni Panama, da noi, $100 che mi offriva per 4 soldi di aprire, fai il tuo conto offshore, ce n'era uno addirittura che mi ha proposto di aprire la mia banca offshore, sì. Allora, questo mondo qui però bisognerebbe anche dire che è facilitato dalle leggi di tutti gli stati, compresi quelli del G20, del G8 e dell'OCSE, che sono gli stessi che poi dichiarano la guerra ai paradisi fiscali, capito? Allora, ora ce la stiamo prendendo con Panama, ma ragazzi, Panama era roba vecchia, perché adesso gli emergenti sono Dubai, il Tibet che si sta attrezzando alla bisogna, e poi rimangono sempre grandi quattro stati americani, Wyoming, che io conoscevo solo per i film western, Nevada, Florida, eccetera, che sono dei paradisi fiscali meravigliosi. L'Economist ha scritto che in nessun altro luogo del mondo è altrettanto impossibile arrivare al reale proprietario di una società come in quei quattro. L'ha scritto l'Economist, non mi sa che Oxfam. C'è anche il Delaware. Sansonetti, il Delaware è quello più famoso. Sansonetti, ecco, stiamo ragionando di questioni, secondo lei, illegali o immorali? Beh, stiamo ragionando di tutte e due le cose. Credo che siamo al limite dell'illegalità, ma l'immoralità è una categoria che non conosco benissimo, diciamo, troppo perché possa, qui si parla, ma troppo filosofica, anche troppo faziosa, diciamo, perché si può essere sulla moralità. Io gli stati morali, diciamo, gli stati etici, ho sempre avuto, e dovrebbero esistere, diciamo così, delle regole condivise, regole democratiche, regole di legalità. Poi non è che ognuno si lasciamo stare la morale, qui non c'entra la morale, qui c'entra l'evasione fiscale, e mi pare che quello che diceva lei all'inizio era pura verità, abbiamo scoperto pochino, diciamo. Adesso è molto importante questa inchiesta perché ci porta qui a parlare di questo, cioè a parlare di uno dei grandi problemi politici della modernità, per dirla. Infatti, l'ho detto un po', di cui si parla poco, che peraltro è un problema politico della modernità ed è un problema per l'Italia mostruoso, perché rispetto al funzionamento di questo paese, dello Stato italiano, la questione fiscale è forse la questione fondamentale. Sì. Cioè, è la grande questione, non si riuscirà mai a ricostruire dei principi di giustizia sociale se non si riesce a creare in Italia. L'Italia, insomma, mi pare adesso, tutti i presenti ne sanno moltissimo più di me, mi pare che sia il secondo paese d'Europa per evasione fiscale, che forse la Grecia c'è la Grecia, poi bisogna fare dei calcoli anche sul PIL, però insomma sarà terzo, siamo messi bene, diciamo, siamo in Coppa dei Campioni, siamo in Champions League, diciamo, tranquillamente, non riusciamo ad andare avanti, ma nella evasione fiscale. Ora però la questione è quella, la più grande evasione fiscale non è, adesso da un certo punto di vista, giornalisticamente parlando, è un clamoroso insuccesso, perché scoprire che Tolti, Cordero di Montezemolo, Verdone, Barbara Dulce. Dell'Italia quando parliamo di clamorosi insuccessi. Certo, poi dal punto di vista italiano viene da ridere, perché sappiamo quant'è l'evasione fiscale. Escono quattro nomi, peraltro posso dire una cosa, perché poi io sono alquanto garantista, diciamo, per questo anche faccio questo giornale, si chiama Il Dubbio, i dubbi li mantengo.
questi quattro, io ho persino il sospetto che potrebbero essere innocenti, invece, perché dalle dichiarazioni che hanno fatto mi viene il dubbio, no, che... No, anzi, è giusto dirlo. No, noi li abbiamo, abbiamo fatti vedere adesso nelle immagini, nella copertina, è giusto dire che poi è la magistratura che deve decidere... tutti e quattro hanno dato delle spiegazioni, io non so se sono... Però, insomma, non è reato avere una società. Non è reato, pare che non ci fossero i soldi. È un reato non dichiararla. Sì, pare che non ci fossero soldi. Il famoso quadro RV. Il famoso RW. Ecco, però l'idea che siamo concentrati su quattro possibili innocenti, diciamo così, è un po', non esce fuori, è la verità che non esce. Quanti sono gli evasori adesso? No, quanti sono gli evasori fiscali in Italia? Sempre ufficiali, perché a me piace sempre lavorare su cifre ufficiali. Allora, la Banca d'Italia ha certificato che gli italiani hanno portato all'estero negli ultimi anni tra i 180 e i 200 miliardi, solo che nessuno di loro è andato a Panama, li hanno portati tutti in Svizzera, a 4 metri. E poi da lì. No. A proposito della Svizzera, Caputo, avvocato! Beh, insomma, lei è la sua Zurigo, stiamo parlando della Svizzera. Lei, secondo me, ne sa molto più di noi. Ecco, vorrei fare una precisazione. Prego. Bisogna considerare che i soldi spesso e volentieri non stanno a Panama. Panama è solo la struttura, la società. Poi una società X fondata a Panama ha il conto spesso in Svizzera, perché in Svizzera sono gestiti il 30% di tutti i bankable assets sono gestiti in Svizzera. Dunque il 30% del capitale del mondo liquido da investire in conti bancari si trova in Svizzera. Dunque tutte queste società hanno il conto in Svizzera, certo non in Panama, perché sarebbe un rischio avere i soldi in una banca panamense. Invece in Svizzera c'è più stabilità, più sicurezza, più storia, più tecnologia bancaria, più servizi più raffinati, servizi più professionali. Poi questo studio Mossack Fonseca è solo uno dei mille altri studi, come ha detto bene la signora che ha ricevuto dei clienti, ha ricevuto offerte per formare società offshore per $100. È un grandissimo business, cioè è solo, Mossack Fonseca è solo la punta dell'iceberg di questa industria. Comunque questa è un'industria legale che serve all'ottimizzazione fiscale, in principio. È chiaro che poi può essere usata per l'evasione fiscale, per tante altre cose, però è uno strumento per fare ottimizzazione fiscale. Ecco, dietro l'ottimizzazione noi da comuni mortali fiscali vediamo spesso però delle operazioni sul filo della legge. Io intanto le faccio una domanda ancora, Caputo, la sfruttiamo visto che comunque lei è competente proprio anche dal punto di vista geografico per spiegarci alcune cose. I famosi italiani che dalla Svizzera dovrebbero più o meno essere emersi, la famosa voluntary disclosure, in realtà sono emersi verso l'Italia o secondo lei se ne sono andati verso altri paesi, peraltro anche molto vicini, perché si ragiona sempre di Svizzera, ma mi pare che l'Austria abbia mantenuto ancora per un po' di tempo il proprio segreto bancario per quei 2 anni che magari permettono di fare altre operazioni. Scusi se sono stato molto, molto franco. Quelli che hanno fatto la voluntary hanno fatto bene a fare la voluntary disclosure, perché il mondo diventa sempre più trasparente. Quelli che non l'hanno fatta sono andati in Panama, proprio in una banca panamense, e sono andati soprattutto a Dubai. Mi ha telefonato un amico proprio 2 giorni fa e mi ha confermato che ha visto file con 1000 persone a Dubai, fra le quali tanti italiani, aprire conti offshore, cioè comprare società offshore e anche aprire il conto, però anche a Dubai, la società offshore più il conto, perché in Svizzera diventa sempre più complicato. Un'apertura a conto in Svizzera con le leggi antiriciclaggio molto severe può durare anche un mese o anche più addirittura. Dunque i svizzeri questo mestiere lo fanno molto serio. Prima di aprire è là che si deve controllare, nell'apertura del conto bancario, non tanto della società. La società è solo lo strumento per detenere il conto, ma la due diligence si deve fare nell'apertura del conto e soprattutto col formulario A. E se su qualsiasi struttura che apre un conto in Svizzera, la banca svizzera ha la legge più severa del mondo nell'antiriciclaggio e verifica l'ultimate beneficial owner col formulario A, che lo faccio prima vedere qua in camera. Questo è il famoso formulario A dell'UBS. Qua sopra si scrive contracting party, cioè con chi si fa il contratto, per esempio la società offshore,
e qua il direttore della società offshore deve dichiarare chi è il beneficiario economico, cioè l'ultimo beneficiario economico, ultimate beneficiary, e questo è un lavoro che si deve fare molto accuratamente, appunto che non succede che un cellista, uno che suona strumenti come l'amico là di Putin, possa avere conti con dei miliardi, e là la banca, sarebbe stato compito della banca a non aprire questo conto. Chiarissimo, Caputo. Petrelli, che idea si è fatto di tutto questo Panama Papers, di tutto questo scandalo? Allora, intanto io rivendico il titolo di lobby democratica dei cittadini, della società civile. Una volta tanto ce n'è una dalla parte una dei volta cittadini. Tanto cerchiamo di organizzare i cittadini dei paesi industrializzati e dei paesi con cui noi lavoriamo, perché noi ci occupiamo di sviluppo, di lotta alla povertà. Allora, i temi sono due, sono riassumibili in due parole. È un problema di giustizia. E guardate che ormai è un problema di democrazia, lo è in quei paesi meno strutturati in termini di governance, come si dice, lo è nei nostri paesi. I populismi anche della nostra Europa avanzano e trovano ragioni su questo problema. Quindi giustizia e democrazia ormai. Io vorrei dare un paio di dati, perché poi i problemi sono collegati, non c'è una realtà della povertà estranea, distante, che solo si basa sull'etica, appunto. Noi dobbiamo intervenire per mutare i rapporti di potere al di là delle nostre convinzioni etiche. 7.600 miliardi di dollari, e questo è il frutto dell'elusione, attenzione alle parole, elusione, dati seri, il professor Zucman, quello che rivede i dati di Piketty per intenderci, che vuol dire 190 miliardi negli ultimi due anni di ricchezza sottratta per le politiche sociali, per le priorità sociali dell'Italia, ovviamente, cioè, come dire, ma anche qui noi abbiamo un impatto ed una realtà che sui paesi poveri è devastante. Il 30% dei patrimoni dei super ricchi africani offshore, di un danno quantificato in modo molto serio, 14 miliardi di dollari, che lì l'impatto, lo dice la Banca Mondiale, è del 30% superiore, certo, dell'elusione. E cosa vuol dire questa cifra? Ma semplicemente pagare tutti gli insegnanti per consentire a tutti i bambini del continente africano di accedere alle istruzioni di base, oppure di riuscire a garantire la sanità di base per 4 milioni di bambini. Cioè, come dire, collegato il tema dell'ingiustizia, quindi il danno alla comunità dei cittadini dei paesi industrializzati, ma questa è una delle cause strutturali della povertà. È un problema di redistribuzione, è un problema, cioè, di la disuguaglianza vera. E questo non è l'unico, no, perché, certo, c'è anche un tema salariale, per cui noi abbiamo avuto una diminuzione dei salari, noi abbiamo avuto una tendenza ad una diseguaglianza crescente, come abbiamo denunciato a Davos, per cui se uno prende 100 paesi la diseguaglianza è aumentata rispetto a 30 anni fa. Sì. Quali sono gli elementi strutturali? Dinamiche salariali che non seguono il ritmo della produttività, ma il tema fiscale, della giustizia fiscale. Per questo a me è parso molto interessante quello che ha detto Obama dopo Panama, perché lui diceva questo: queste leggi sono legali, ma qual è la realtà, il mondo che ci ha consegnato questo tipo di legalità? Certo, no, è il mondo che costruisce questa legalità. Perché, appunto, certo, è sul filo, ma in realtà molte di queste cose sono teoricamente legali, attenzione. Sono tutte legali. Ma anche praticamente. Moralmente riprovevoli, certo, ma assolutamente legali nella strutturazione del nostro mondo, economico, politica. Cioè. Volevo mostrarvi questo libro di Eugenio Benetazzo e Gianluca Versace. Eurocracy, vicini al baratro, quindi eurocrazia. Stiamo parlando di Europa e stiamo parlando di questa Europa anche che ha mille aspetti in comune, ma mille uno forse che non si parlano fra loro. E la famosa armonizzazione fiscale, che a quanto pare non funziona, sappiamo bene abbia creato poi dei mostri nel cuore dell'Europa. Si cita sempre la solita Irlanda, dove l'imposizione fiscale è molto bassa, 12,50, addirittura si ragiona, no, di quel grande fenomeno come la Ryanair, che in qualunque altro paese non sarebbe stato possibile creare. Però è vero anche, forse, lo hai studiato, che in Europa proprio la creazione di questi fenomeni poi distrugge la possibilità che gli altri paesi abbiano la stessa possibilità, lo stesso vantaggio competitivo. Certo, manca purtroppo per tutta l'Unione Europea ancora quella che è la view fiscale, ossia la convergenza verso un unico modello di fiscalità che rappresenta il potenziale di insediamento a livello imprenditoriale in uno dei paesi dell'Unione Europea, quindi evitando poi la competitività la competizione tra diverse nazioni. Il classico esempio che facciamo
ad esempio noi del nord Italia, chi si insedia in Veneto e chi sceglie magari di trasferirsi in Carinzia accettando i vantaggi, le opportunità che assolutamente sul piano legale vengono consentite dall'Austria. Mi permetto di fare un'osservazione su quelle che sono state fino in questo momento i commenti anche degli altri ospiti in studio. Considerando soprattutto la stampa di settore che ha prodotto in questi ultimi giorni il commento alle notizie, alle vicende del Panama Papers, io non mi stupisco di niente a livello giornalistico, cioè dello scandalo panamense, per un motivo molto semplice. Primo, si sapeva che la prima giurisdizione che sarebbe stata colpita sarebbe stata Panama. Perché? Nel 2010 gli Stati Uniti hanno varato il FATCA, che è un acronimo che sta Foreign Account Tax Compliance Act, che è sostanzialmente un grande intervento normativo volto a far conoscere all'Agenzia delle Entrate statunitense, attraverso il Dipartimento del Tesoro, quali sono gli asset tangibili e non tangibili detenuti dai contribuenti americani al di fuori dei confini americani, e andando a intervenire con una logica, direi quasi con una penetrazione devastante, soprattutto nei confronti delle istituzioni finanziarie e bancarie. Tanto è vero che oggi stiamo, secondo me, a livello giornalistico, per quanto riguarda i commenti, le opinioni che vengono formulate in Italia, spostando l'attenzione o concentrandoci erroneamente su tematiche che ormai sono già preistoriche, anacronistiche. Voglio dire, le problematiche che ha oggi chi ha effettivamente poste cosiddette non convenzionali che sono depositate su qualche banca, non necessariamente di paese a fiscalità agevolata o giurisdizione offshore, nei prossimi 2 anni, se non sarà in grado o già ora è in grado di produrre una certificazione di regolarità fiscale, quel denaro come se non esistesse, perché non avrà più la capacità di renderlo bancabile. Che cosa significa dal punto di vista pratico? Che alla fine del 2016, se io avessi un importo rilevante in una banca XY in un paese alfa che non ha sottoscritto o non accetta lo scambio di informazioni su base spontanea, quel denaro io non lo riesco a spendere per fare niente, per comprarmi un'abitazione, per investirlo in borsa, per avviare qualsiasi attività imprenditoriale, perché dall'altra parte la banca con la quale mi dovrei andare a interfacciare non accetterà l'incoming, cioè il fatto che possa essere trasferito denaro da quel paese a quest'altro. Ci dobbiamo fermare per un po' di pubblicità. Stiamo parlando di soldi, non soltanto i nostri, ma anche di quelli dei grandissimi ricchi che, come sappiamo, hanno scelto alcuni paesi per metterli al riparo. Ma come ci diceva Benetazzo, questa possibilità sta scadendo. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, restate con noi. Ben ritrovati, la puntata del sabato di Omnibus è dedicata oggi ai Panama Papers, alle carte di Panama, questo grande scandalo internazionale, almeno viene presentato così, ma come ci siamo raccontati fin qui, tanti nomi, tanti volti, tanti personaggi, però sembra quasi che uno finisce per prendersela per alcuni personaggi perché magari si sente tradito, perché li stima, perché sono personaggi presenti nella nostra vita quotidiana, fanno televisione, fanno cinema. Ma a parte questo, l'impressione che abbiamo è che forse c'è molto, molto di più, e quelli che poi non emergono sono quelli straordinariamente bravi a nascondersi. Sì, infatti sono quelli straordinariamente bravi a nascondersi. Innanzitutto mi chiedo perché in tutti questi elenchi di nomi che vengono fuori, guarda caso, non è uscito manco un narcotrafficante. Ora, voglio dire, non è che loro di soldi da distribuire per il mondo, sicuramente ce n'hanno tantissimi, ma adesso non è che non sono usciti nei Panama Papers. Qualche anno fa c'è stata un'audizione parlamentare, quindi anche lì documento ufficiale di un magistrato antimafia che si è occupato molto di seguire il traffico di droga,
E lui disse in questa audizione, dice, sa, noi riusciamo a intercettare grandi carichi di droga, ne facciamo continuamente di sequestri, eccetera, ma non abbiamo mai trovato un centesimo, cioè non riusciamo a intercettare i soldi, poiché la droga comunque viene pagata, no? Chiaramente viene pagata in contanti, perché non è che allo spacciatore gli fa il bonifico, diciamo. E allora lui giustamente si chiedeva, noi stiamo lavorando da anni sui traffici di droga, ma ancora non abbiamo capito come si muovono i soldi della droga. Ora, questo per dirti quanto stiamo all'anno zero. Poi, tornando in questi paradisi fiscali ci stanno gli evasori, ma anche no, ci stanno tutte le grandi multinazionali, perché non c'è bisogno dei documenti segreti, tu ti prendi il bilancio di qualsiasi grande gruppo italiano, io parlo di quelli italiani perché ho lavorato su quelli italiani, se tu vai a prenderti i bilanci che sono pubblici e vai a cercare le società controllate in fondo al bilancio, c'è un lunghissimo elenco in tutte le società, adesso non mi metto a fare i nomi, però prendi la borsa di Milano, su 350 società quotate, tutte, 300 hanno una holding all'estero. Una, ma ce ne, io ho trovato più, grandi cioè, banche una. Che ce n'hanno 88, capito? Cioè, allora voglio grandi dire, banche nostre. Grandi banche nostre, nostre, esatto. Il nostro paese. Allora, ci stanno le banche, le multinazionali che ci stanno lecitamente, tutto il crimine organizzato che ci sta, spero, illecitamente, una buona parte dell'economia che comunque viaggia per quelle strade, allora il problema è che ci sono leggi che consentono di fare questo. Nel 2009, quando ci fu il G8 dell'Aquila, lì si decise anche di dichiarare la guerra ai paradisi fiscali. Noi non ce lo ricordiamo perché nel 2009 ovviamente quel G8 lì dell'Aquila per noi è rimasto quello della ferita del terremoto. In realtà quella fu una dichiarazione ufficiale del mondo organizzato e delle economie occidentali contro i paradisi fiscali. Il risultato fu che lì cominciò in realtà una divertentissima, per me che l'ho studiata, guerra tra di loro, tra paradisi fiscali. Per esempio ci fu uno scontro furibondo tra Juncker, che all'epoca era capo del Lussemburgo, contro gli Stati Uniti, per le liste nere, bisognava fare le nuove blacklist dei paradisi fiscali. Allora Juncker diceva, scusate, se c'è sta il Lussemburgo, allora però voglio che ci siano anche gli Stati Uniti, che hanno quei quattro stati di cui abbiamo parlato. Ovviamente gli Stati Uniti gli hanno detto, ma che siete matti, noi sulla lista nera. Sai qual è stato il risultato? Okay. Dalla lista nera sono rimasti solo quattro paesi. E peraltro sono in uscita. Perché, hanno firmato quelli, degli capito? Accordi, quindi la lista nera cioè, è vuota. Allora poi lo scambio di informazioni, scusa, dico solo questo perché è una barzelletta molto carina. Lo scambio di informazioni tra i vari paesi. Allora era stabilito che per non essere definito un paradiso fiscale tu dovevi accettare lo scambio di informazioni con almeno 12 paesi. Lo sai che cosa è successo? Che i paradisi fiscali hanno cominciato a scambiarsi informazioni tra di loro e poi portavano all'OCSE la certificazione, ecco io mi scambio le informazioni con altri 12 paesi. Tra di loro. Non sono più un paradiso fiscale. Quindi di che stiamo a parlare? Prego Benetazzo, poi dopo voglio andare un attimo a Zurigo, prego. Vi spiego io perché non ci sono i narcotrafficanti nei Panama Papers, perché i pagamenti su scala internazionale di poste relative al narcotraffico non viaggiano su circuiti cosiddetti bancabili, ma utilizzano cryptocurrency, ad esempio il circuito del Bitcoin, che garantisce anonimato e soprattutto è impossibile tracciarne sia la provenienza che anche l'origine. Per quanto riguarda prima il fatto che non ci sono leggi che tutelano, proteggono in questo momento qua i fenomeni cosiddetti di evasione, di elusione e così via discorrendo, ritorno ancora sul punto di prima. Gli Stati Uniti hanno varato nel 2010 il FATCA, che praticamente obbliga, a se non vogliono scegliere di passare il resto della loro vita a guardare il sole a scacchi, qualsiasi contribuente americano ad autodichiararsi anche in misura piuttosto rilevante. Gli europei, per voce dell'OCSE, hanno abbracciato 2 anni fa il CRS, che è un copia e incolla del FATCA, che è un acronimo che sta per Common Reporting Standard. Sostanzialmente è lo stesso tipo di approccio che hanno adottato gli Stati Uniti 4 anni fa ed è stato riproposto per tutti i 34 paesi OCSE e lì ci mettiamo dentro sostanzialmente tutta l'Unione Europea. E che cosa presuppone questo tipo di accordo? Che obbliga i paesi, le autorità fiscali e soprattutto, badate bene, le istituzioni finanziarie e bancarie a dialogare tra di loro su base spontanea. Questo è l'aspetto fondamentale. No, per chi vuol a casa. Dire automatico forse? No, non perché automatico, spontanea, non automatico. Spontaneo significa che è oggi
sul piano pratico impossibile provare ad aprire un appoggio bancario su un paese che sia la Svizzera, San Marino, Cipro, l'Inghilterra, il Lussemburgo e così via discorrendo, se il soggetto che si fa carico dell'apertura della posizione sull'istituzione finanziaria, sulla banca e così via discorrendo, non è in grado di dimostrare la provenienza dei fondi, certo, l'origine e soprattutto la banca, e questo è quello che sta accadendo adesso sul piano pratico per chi opera, cioè, finanziariamente. Spesso assistiamo alle chiusure d'ufficio dei rapporti bancari, cioè la banca quando negli ultimi due anni, dall'inizio del 2015, sentiamo un attimo. Quando percepisce che c'è questo tipo di rischio o che il soggetto che è titolare del rapporto non ha una situazione di regolarità fiscale, lo chiama, chiude d'ufficio, gli dà un assegno circolare non trasferibile e dice adesso vado a rendere al bancario da Caputo è così? Ha ragione, signore. Infatti le banche svizzere troncano i rapporti con, cioè, uno che vuole aprire un conto oggi con fondi non dichiarati, è impossibile farlo in Svizzera. Tutti quelli che non hanno fatto la voluntary si trovano con i conti bloccati in Svizzera, non possono fare neanche investimenti, cioè praticamente sono fondi espropriati. Queste sono le conseguenze della Weißgeldpolitik, della politica del denaro bianco che la Svizzera ha dichiarato di fare. Sono veramente molto molto severe queste regole, come vengono adempite adesso. Invece prima era tutto diverso, prima al cliente si consigliava di fare, se aveva portato i contanti, si apriva il conto, gli si offriva subito la società offshore e si separavano gli averi dichiarati dagli averi non dichiarati. Gli averi non dichiarati andavano in strutture offshore. In cima alla struttura c'era di solito un trust che funge come holding. Poi sotto c'è la underlying company, che sarebbero tutte le società offshore che detengono barche, che detengono lo yacht, o detengono l'immobile a Londra, o detengono royalties o altri assets, e si guardava esattamente che fosse completamente separate, cioè nessuna transazione del capitale non dichiarato doveva contaminare il capitale dichiarato, il capitale ufficiale. Questo era anche importante per assicurare la successione, cioè in caso di successione gli averi offshore non figuravano mai in un atto ereditario, ma era il trustee che poi faceva o fa ancora tutt'oggi fa la pratica di successione, ecco. Qualche volta, ecco, la puntata rischia di andare sul tecnico, però attenzione, cioè stiamo raccontando in maniera molto pratica e concreta come funziona, come fanno loro, come si fa. Questo perché ci dà l'impressione che esista una straordinariamente fiorente industria che permetta a chi può permetterselo, scusate il bisticcio ma è voluto, di poter operare su questi paesi cosiddetti paradisi fiscali per mettere al riparo le proprie finanze. A me viene sempre il dubbio però che all'origine ci siano molti pagamenti in nero e quindi bisognerebbe anche andare a cercare in alcuni ambiti dell'attività economica chi poi effettivamente sfugge perché paga in nero, perché ci sono anche alcune attività che forse permettono il pagamento in nero più di altre. Chiaramente, lavoratori dipendenti, mi spiace dirvelo, ma insomma, ahimè, noi stiamo sempre dall'altra parte. Sentire raccontare, no, Sansonetti, così concretamente, in modo così pratico, come fanno, fa rabbia, però è illuminante. Sì, no, io sento anche queste rassicurazioni, spero che siano vere. Che finisca, fra un paio d'anni. Che fra un paio d'anni finisce tutto. E sa quante banche chiudono? Non so perché non ci credo. Perché loro non sono mai riusciti a convincermi. Mi hanno detto tante cose che mi sembrano inattaccabili, però io non so perché, sarà che sono diffidente per natura, da tanti anni, ci credo. Ho l'impressione che non sia così, però voglio dire, da non esperto non saprei spiegare bene come questi soldi finiscono all'estero, eccetera eccetera, però poi c'è un'altra questione, come si producono, perché non c'è solo una questione poi di come li metto al sicuro, ma dove, come li produco e dove avviene il reato. Nel momento in cui si produce l'evasione fiscale, si produce il lavoro in nero, si produce, che visto da italiano, diciamo, da povero italiano che
sarebbe molto contento di poter portare dei soldi all'estero, ma soprattutto non ce li ha, perché il problema fondamentale poi è quello di averci. Petrelli mi pare che ponesse una questione fondamentale. Rischiamo di vedere questo problema posto, diciamo, da queste carte, che anch'io ho la sensazione che non siano clamorose, sono delle carte che prendono una pezzettina, una cosina, con due o tre nomi carini, cioè fondamentalmente poi cosa c'è? C'è Putin, le cose grosse sono Putin, Cameron, c'è Le Pen, insomma, sono due, questi tre, due a caso, Cameron e Putin. No, però. Cameron, Putin e Le Pen sono i tre grossi, Putin, perché politicamente mentito, significativi, per il resto da noi c'è niente, in Italia non c'è cinesi nulla, fuori, non è. Sì, diciamo, nella politica internazionale ci sono queste tre cose. Quello che probabilmente politicamente è più colpito addirittura è Le Pen, perché Putin magari se ne frega anche un po' che l'hanno. Cameron, vediamo che cosa fa. Adesso vediamo. A me hanno sempre spiegato che in Europa tutti i leader europei, se gli trovano laurea falsa, si dimettono, che solo in Italia non succede. Ora vediamo se si dimette Cameron, perché non, lui fra l'altro ha anche ammesso, che aveva, che erano soldi del padre, ma comunque che avevano girato anche, che li aveva avuti anche. Capito, ma hanno detto che bastava la laurea. Sono quattro soldi, appunto, scusami. Neanche il suo. Sì, no, quella se n'è andato, il nostro se n'è andato per l'orologio, Lupi, quindi quattro soldi però, per un certo punto. No? Non è reato avere, sì, lui lo deve dichiarare, bla bla bla. Non spostiamo, ma se no andiamo a parlare. Io adesso l'ho messa lì, perché siccome ogni volta mi dicono non si è dimesso, se bene. Perché è un grosso problema quello di Cameron, sì, perché c'è tutta la Brexit incombente, eccetera. Quello più che altro, la sua l'aveva in parte già preparata, questo però, è il messaggio che è uscito. No, ma io voglio dire, Petrelli mi pare che poneva una questione fondamentale per riportare sulla terra, anche per poi capire che cos'è questa roba. Bisogna capire come queste operazioni modificano le politiche degli stati, perché poi alla fine gli stati, per fare politica sociale, diciamo per fare politica sociale, che è quella essenziale, hanno un solo strumento, perché lo strumento fondamentale poi è il fisco, non c'è niente da fare. Certo. No, per capirci, in questo paese, qui in Italia, una delle grandi discussioni è si pagano troppe tasse. E siccome si pagano troppe tasse c'è l'evasione fiscale, per esempio, e siccome si pagano troppe tasse c'è la crisi economica. Allora, le cose sono strettamente collegate. Noi sappiamo benissimo, loro sanno le cifre, io no, ma insomma io so l'ordine di grandezza, che una quantità mostruosa di denaro in questo paese non è tassato. Non so, sarà il 20%, sarà il 30%, forse anche qualche cosa di più. Non è tassato. E sappiamo, da una parte, che questo comporta le tasse alte e le politiche sociali basse. Noi abbiamo, il problema non è che abbiamo le tasse alte, pure in Svezia hanno le tasse alte, cioè hanno più alte di noi forse, però fanno politiche sociali fortissime. Noi abbiamo tasse alte e sanità cattiva, tasse alte e scuola cattiva, tasse alte e trasporti pubblici che non ci sono. E questo è il, e per lui poi parla di un'altra cosa che è ancora più drammatica, perché io sto parlando dell'Italia, lui parla di una cosa molto più drammatica, che è nel mondo. In Africa, per esempio, i soldi che vengono portati via dall'Africa, o noi capiamo che questa è la grande questione della modernità e che non credo si risolva semplicemente con misure che controllino, diciamo, le banche, ma che si devono tradurre con misure che modificano profondamente la struttura delle politiche degli stati. Perché, per capirci, adesso io dico una cosa che può sembrare persino provocatoria: se all'istante in Italia, parliamo solo dell'Italia, sparisse l'evasione fiscale, crollerebbe l'economia italiana, crollerebbe verticalmente l'economia italiana in un minuto. E crollerebbe anche quella mondiale se scomparissero i paradisi, temo io. Parlo solo dell'Italia. Crollerebbe, perché crollerebbe, fallirebbero centinaia di aziende, quasi tutte le aziende italiane, piccole aziende. Questo è il dramma. O noi riusciamo, credo, a ricostruire una politica fiscale, quindi una politica che si ispiri a criteri di giustizia. Ma ci proviamo sempre, ma non ci riusciamo mai, però. Questo. Dovremmo cercare di capire perché non ci proviamo. Temo che abbia ragione Petrelli a dire che non è una questione morale, ma una questione di rapporti di potere. Certo. E che se non affrontiamo quello, non affrontiamo niente. Evocato. Sì, prego. E nel senso che noi siamo molto critici, ovviamente, con quello che hanno fatto le istituzioni internazionali ed europee. Poi su questo dirò, perché la prossima settimana si riunisce il Consiglio dei Commissari Europei per vedere se anche da questo punto di vista è possibile migliorare la situazione. Quindi, siccome il compito è anche dare prospettive di mobilitazione dei cittadini, altrimenti il rischio è quella della sordidudine del cittadino globale, come diceva un noto sociologo. Due elementi che però io vorrei segnalare in questa nostra criticità, incapacità
forse anche morale sarà un indicatore se Cameron si dimetterà pure no, ma rispetto no. Alle nostre considerazioni di Sansonetti di prima. Ma io ho due elementi. La sensazione è che la persistenza di questa lunga crisi, persistente per l'appunto, sta cominciando a far cambiare rotta anche alle istituzioni internazionali. Cioè questo è un nodo, cioè qual è il nodo? Che noi abbiamo dagli anni 30 in cui si cominciava a strutturare il sistema economico moderno, noi abbiamo una dimensione nazionale, di giurisdizioni nazionali anche sul fisco, di dimensione nazionale del pensare e dell'agire, ed un'economia che si è globalizzata nell'arco di poco più di 2-3 decenni e si è finanziarizzata. E guardate che c'è anche un'altra sfida in prospettiva, che è l'economia immateriale, cioè la digital economy. Il sistema si è strutturato sull'economia reale, quella che produceva cose. Oggi, e sempre di più, anche al di là dello stesso tema dell'elusione, noi dovremmo cercare di capire che tipo di fiscalità globale giusta ed efficiente in un regime di economia moderna che è immateriale, che è digitale. Questa è una sfida per i nostri governi e per le istituzioni. Se non c'è una prospettiva di questo tipo, i conti non tornano, ma non tornano per nessuno, e non nel lungo periodo in cui siamo tutti morti, ma ormai nel periodo breve. Questi sono due elementi, come dire, di strutturalità. A me sembra che faticosamente, con molte contraddizioni, questo si comincia a capire anche a livello di istituzioni internazionali. I poteri, in questo caso sì, i grandi poteri, a me non piace la definizione di poteri forti, i grandi poteri economici globali. Però sono forti. Sono fortissimi, sono fortissimi ed influentissimi, non solo perché investono centinaia di milioni di euro o di dollari su tutte le istituzioni, anche quelle democratiche, ma perché, come dire, fanno agio e condizionano governi e istituzioni internazionali. Però altrimenti, come dire, se non c'è questa capacità di superare in termini di governance e di istituzioni il limite storico della dimensione nazionale, non se ne viene a capo. Questo è un altro dei temi che vorremmo porre come società civile. La democrazia passa anche da qui, quei processi di riavvicinamento, no? Che è uno dei problemi. Il problema del fisco è il problema di democrazia, è il problema di rappresentanza. Attenzione, concludo. È importante che le amministrazioni, cioè i governi, parlino e si scambino i dati, ma come può accedere la società civile? Come può monitorare e controllare? Anche quella competente. Il controllo. Quindi, anche perché noi controllo. Siamo capaci ormai di la esprimere competenze. Certo. Anche. Quindi allora il problema è l'accesso a questi dati. Poi ritornerò su un paio di proposte. Abbiamo un paio di minuti prima di andare in pubblicità, però... Dunque, prima abbiamo parlato di lavoratori dipendenti, no? L'ho fatto, cioè mi è sfuggita questa ammissione di colpevolezza di dover pagare per forza tutte le tasse. Però attenzione, perché nel nostro paese, no, questo va detto, ci sono anche dei lavoratori autonomi che sono autonomi perché sono obbligati ad avere un lavoro autonomo, perché altrimenti il mito del posto fisso e del lavoro dipendente, chiaramente subordinato al 100%, è fortemente incrinato. Quindi è anche giusto dire, cioè, non per cercare giustificazioni perché le tasse vanno pagate, però ci sono delle fasce di popolazione, dei ceti sociali, dei ceti produttivi che nel nostro paese sono stati lasciati molto indietro, sono stati lasciati senza tutela, sono stati lasciati senza copertura, sono stati lasciati spesso anche senza contributi. E quindi hanno un futuro non certamente roseo in prospettiva per loro e per costruirsi le loro famiglie. Quindi va anche detto che il tema fiscale è questo, cioè crea una disuguaglianza che poi è dalla quale è difficile risalire, no Petrelli? Adesso proprio in un minuto, però è anche questo il tema. Cioè anche un'equiparazione salariale, reddituale potrebbe permettere che insomma si vada un po' di meno. Non per cercare giustificazioni, però è un tema, perché molti ci scrivono, sono spesso persone molto giovani, categorie in cui appunto si annida quella possibilità che diventa quasi una necessità, ahimè. Non c'è dubbio, due sono i termini che alimentano quella diseguaglianza crescente che è il fenomeno parallelo alla globalizzazione, per cui attenzione, i poveri crescono anche nei paesi che sono cresciuti del 5-6-7% del PIL, questa è la novità, i poveri non solo sono nell'Africa subsahariana. Quali sono i due nomi? Ma i due nomi sono il problema salariale, è cresciuta la produttività, questa tendenza omogenea degli ultimi 30 anni, non è cresciuta proporzionalmente il livello salariale. Ed è una novità rispetto alla fase storica, quella della Golden Age che è arrivata fino agli anni 70, diciamo così.
E il secondo elemento, certamente però strutturale, è questo della ingiustizia fiscale. Per cui c'è un problema che è esattamente lo stesso con diversi livelli. C'è un problema nel mondo e in Italia di eccesso di ricchezza, di eccesso di ricchi, perché ogni volta che si dice questa cosa si viene presi per medievali, per trinariccioli. Se non osiamo dire che il problema dell'ingiustizia sociale è il problema che si sono create sacche di ricchezza sempre più grandi e controllate da sempre meno persone, e che quindi sì, essere troppo ricchi non è un valore positivo. Certo che noi non affrontiamo mai dal punto di vista culturale la questione. Oggi se lo dici ti dicono vabbè, ma sei back. No, è una questione. E su questo dubbio, dobbiamo fermarci per andare in pubblicità, poi dopo riparto da lei, Petrelli. Restate con noi perché l'argomento spero insomma sia piuttosto interessante. Ben ritrovati, la nostra puntata del sabato di Omnibus è dedicata oggi ai fatti di Panama, quindi all'evasione fiscale, anzi all'elusione fiscale, perché ci siamo accorti, ci hanno raccontato i nostri esperti, che spesso si è sul filo del rasoio della legalità. Sicuramente si tratta di questioni fortemente percepite come illegali, ci fanno arrabbiare, ci fanno indignare, ci fanno riflettere, qualche volta insomma fanno anche un po' di invidia, ma la realtà vera è che c'è un mondo, c'è un'industria parallela che permette queste cose. E ci stavamo anche raccontando del fatto che se questa industria dalla sera alla mattina dovesse crollare, è probabile che creerebbe dei disastri anche molto importanti alle economie cosiddette in chiaro, alle economie bianche, perché chiaramente ci siamo abituati a immaginare l'economia in nero come qualcosa di bruttissimo. Ma adesso c'è, ce la teniamo, e in tempi di crisi purtroppo questo è il grande patto, perché poi stiamo parlando di questo, che si è stipulato anche con i cosiddetti cattivi, e insomma questo patto prevede che forse in questo momento non si possa far emergere tutto. Senta Caputo, io le chiedo una cosa, però lei mi deve rispondere con grandissima sincerità. La cosa più strana che le hanno chiesto e alla quale lei si è opposto. Cioè, quello che mi ha meravigliato è che tutti quanti attaccano Mossack Fonseca. Invece, non è neanche lo studio più grande, ce ne sono degli altri più grossi. Ce ne sono 4-5 studi che sono più grossi di Mossack Fonseca, ma ce ne sono altri 1000 altri di questi studi che lavorano appunto, anche in questi casi ci sono talmente senz'altro capitali illegali, ma la maggior parte è legale. Poi quello che vorrei dire, che mi sembra importantissimo, è questi dati sono dati ottenuti illegalmente, cioè i dati di questo studio sono stati rubati e vengono divulgati, ma sono dati ottenuti illegalmente. Ma potrebbero essere anche falsi, secondo lei? In un processo non si potrebbero usare questi dati, perché sono ottenuti illegalmente. The fruits of the poisoned tree, sono i frutti dell'albero avvelenato, si dice. Beh, servono come base per le indagini, però noi un po' abbiamo sbirciato dal buco della serratura e insomma abbiamo capito che c'è un mondo che si fa beffe di noi. Però lei ha ragione, in un eventuale contenzioso legale questi dati che sono raccolti in modo indebito e quindi in modo illegale non valgono nulla. Ma secondo lei, e siccome poi si è fatto anche un po' di complottismo sull'emersione di questi dati, non è che poi distolgono l'attenzione? È vero, ci sono nomi importanti dei grandi potenti della terra, però per quanto riguarda l'Italia abbiamo visto si riduce a molto poco, e soprattutto insomma sembra ci siano delle icone, no? Delle immagini, quasi per far dimenticare che c'è ben altro e ben di peggio. Ma le chiedo, non è che tutto questo è uscito in una fase storica precisa e distoglie l'attenzione magari da qualcos'altro? Non è che si tratta, non dico di dati falsi, ma di dati usciti un po' così, a orologeria? Secondo me, senz'altro l'America e gli Stati Uniti hanno un interesse a discreditare Putin, a discreditare i loro concorrenti, a discreditare la Cina. Cioè, la teoria che ci sia la CIA di dietro non è, cioè, è da considerare seriamente. La CIA, perché... È bellissimo, la CIA. Questa è una cosa seria. Un'altra cosa che vorrei dire, che mi sembra molto importante, è che
I veri furbi, quelli che hanno avuto i consulenti buoni e in gamba, sono già spariti prima, cioè sono già spariti dalla scena prima della voluntary, sono già entrati in investimenti out of the banking system, perché hanno capito che il sistema bancario viene vigilato molto severamente con la legge antiriciclaggio, con lo scambio automatico di informazioni, con tutti questi strumenti qui. Dunque sono usciti già, magari già 5 anni prima. Dunque questi capitali si trovano, per esempio a Panama è nata un'industria immobiliare detenuta da evasori italiani, per questo si sa che c'è un boom immobiliare in Panama, perché hanno portato i soldi via in Panama prima della voluntary, prima che, appunto, sperando che non ci sia retroattività. A parte che col FATCA, per esempio, gli americani sono addirittura riusciti a imporre la retroattività, cioè la Svizzera è tenuta a fare edizione di tutti i documenti bancari che sono stati dal 1 agosto 2008. Dunque FATCA richiede. Beh, anche tutti la nostra voluntary. Cioè, gli americani sono molto severi ed hanno multato le banche svizzere con multe enormi, perché hanno aiutato appunto all'evasione. Dunque gli americani non si salvano. Sono severi, però dall'altro lato fanno il doppio gioco, perché loro non ci stanno, non ci lavorano, non sono cooperativi nello scambio automatico di informazioni. Cioè questo è il coso politico che c'è dietro. Grazie Caputo. Abbiamo cambiato nel frattempo il nostro titolo, guai a Panama, ma in Lussemburgo tutto ok? Questo ce lo chiediamo, perché Lussemburgo è un paese nel cuore dell'Europa, ne è padre fondatore, e l'impressione che abbiamo è che comunque, e peraltro quando ci fu la nomina di Juncker a Presidente del Consiglio Europeo, a Premier d'Europa, perché poi alla fine di quello si tratta, molti dissero, ma insomma questa persona che nel proprio paese è stato Premier, ma non soltanto, ne ha sostenuto la trasformazione in sostanza in un offshore legalissimo nel cuore dell'Europa, come possiamo ritrovarcelo poi a gestire l'Europa anche di quelli che questo vantaggio competitivo fiscale non ce l'hanno? Nei fatti l'impressione che tutti hanno è che nel mondo posti come il Lussemburgo, come il Belize, come il Paraguay, come Panama, come Singapore, dove peraltro lì c'è il passaggio, si trasforma tutti in azioni e lì sparisce davvero, sì, mi dicono infatti, i tecnici. Sì, insomma, esatto. Questi paesi alla fine fanno comodo, e fanno comodo a grandissime società, le famose multinazionali di cui parlava prima Petrelli. Perché vi ho detto questo? Perché adesso ci vediamo proprio un video, che una clip che è stata realizzata da Oxfam per una sua importantissima attività, iniziativa. Guardatevela, perché fa anche riflettere e un po' sorridere. Facciamo sentire la nostra voce? Facciamo sentire la nostra voce con lo scrutinio e l'attivizzazione dei cittadini, firmando la petizione Basta paradisi fiscali su oxfamitalia.org, continuando la mobilitazione su richieste specifiche, perché la petizione contiene due cose. Abbiamo parlato tanto di trasparenza. Beh, intanto abbiamo bisogno della pubblicazione di un registro pubblico che riguarda chi sono i beneficiari, anche personali, di quelli che utilizzano le società di comodo che noi chiamiamo i paradisi fiscali. Cioè, il fatto che esista un registro pubblico centralizzato dove tutti possano andare a vedere è uno degli strumenti concreti per migliorare il livello di trasparenza e di controllo dei cittadini. La seconda cosa, che riguarda le corporation, le multinazionali invece gli individui, è la questione del rapporto paese per paese.
perché si fa questo? Perché le multinazionali riescono a confondere in questo giro di stati cattivissimi, ma anche di non buonissimi, come lei ricordava prima, danno solo i dati aggregati, in realtà non si capisce cosa fanno. Il rapporto paese per paese consentirebbe, se attuato efficacemente, di controllare molto di più e di intervenire anche fiscalmente in modo molto più efficace. Per carità, non è la soluzione di tutti i problemi, però, come dire, noi dobbiamo anche indicare delle tappe, delle approssimazioni alla soluzione dei problemi, altrimenti indurremmo ad una rassegnazione perché io non posso far nulla. Una battuta, infine, rispetto a quello che diceva il dottor Sansonetti prima. Certo, il tema dell'ingiustizia fiscale è uno dei problemi che, come abbiamo detto, producono la diseguaglianza. C'è anche quello, come dire, che però è plasticamente raffigurato da quello che abbiamo scritto nel rapporto in occasione dell'ultima conferenza di Davos. Se 62 persone super ricche hanno la stessa ricchezza di 3 miliardi e mezzo di cittadini del mondo, c'è un problema. C'è un problema prima di tutto di efficienza del sistema. Cioè, il mercato non funziona e non ci sono ricadute e non si può combattere la povertà. Ormai è su un altro piano, non ideologico, attenzione, ma molto pragmatico e funzionale. La tendenza costante alla concentrazione della ricchezza diviene un problema per il corretto, efficiente, utile funzionamento del mercato. Penelope. Io sono molto d'accordo con lui. Io penso che la guerra ai paradisi fiscali sia, scusami questo paragone, sia la nuova lotta di classe e tuttavia temo che come la lotta di classe perderemo anche la guerra ai paradisi fiscali. Sì, perché la prima andò male. Appunto, e temo anche la seconda. Però è vero, io penso che quello sia il problema numero uno e credo sia molto importante sensibilizzare l'opinione pubblica, anche perché è un argomento estremamente complesso. Io ho cercato di svilupparlo in termini assolutamente divulgativi, però non è un caso, anche lì diciamo dal punto di vista editoriale, se io scrivo un libro sull'Italia, i nomi italiani, no, chi fa i pasticci eccetera, è un best seller. Se ne scrivo uno dove stanno i nomi delle più importanti multinazionali eccetera, vende molto di meno di quello lì. Perché? Perché noi siamo ancora tutti a parlare di Verdone e D'Urso, perché il tema di cui parla lui è complicato. La gente alla fine vuole sapere due cose. Posso dire una cosa? Sì. In Italia non c'è niente da fare. Sull'orologio di Lupi cade il mondo. Capito? Su è Juncker questo. Che ha organizzato. Esatto. Non cade nulla. No, nessuno ha chiesto la dimissione di Juncker. Se molto, Lupi si è fatto regalare un orologio. Oh Dio mio. È così, e poi è così. E non solo, ma l'idea è quella. Vedi tutto il mondo come funziona bene. No, però, solo noi siamo corrotti. Se non capiamo questo che tu dici, parliamo di corruzione e parliamo di paradisi fiscali. Mentre noi cerchiamo di fare la guerra ai paradisi fiscali, i paradisi fiscali si fanno la guerra tra di loro, perché comunque quella fetta enorme di denaro. Hai presente quando noi parliamo di attrarre gli investimenti esteri? Hanno lo stesso problema i paradisi fiscali, che aumentano e quindi si fanno la guerra. Ti dico solo che quando i nostri eroi nel 2009, ricordavo prima, hanno detto diremo basta ai paradisi fiscali, tra l'altro uno di quelli all'epoca era Juncker, poverino, diciamo, che si porta a sta croce. Da allora ne avevano censiti, metti 56, due anni dopo erano 90, perché in realtà il mondo si sta paradisi fiscalizzando, perché è l'unico modo, perché da un lato c'è l'inferno fiscale, la pressione fiscale è troppo alta, che non riguarda noi, riguarda molti paesi. Beh, riguarda tutto il lavoro dipendente, riguarda i poveri, eccetera, e dall'altro ci stanno i paradisi. Allora, o questi due mondi trovano un equilibrio, oppure secondo me l'economia salta, perché prima o poi salta, perché così c'è uno squilibrio, c'è lo squilibrio sociale e c'è anche però lo squilibrio negli investimenti, nella sostenibilità dell'industria, dell'economia reale, capito? Allora bisogna intervenire, per questo dico è la nuova lotta di classe, però ripeto, la lotta di classe, la prima ci è andata, ecco, male. Spesso si tratta, secondo me basta, prego Caputo, abbassare le tasse a un livello ragionevole, non come in Italia le tasse così alte come in Germania, ma le tasse normali come siano in Svizzera, così le pagano tutti, così la gente non va più fuori dell'Italia, ma paga le tasse. Quando deve pagare il 20% delle tasse, le paga. Se invece deve pagare il 60% di tasse, va all'estero e fa ottimizzazione fiscale. Caputo, ma lei è veramente convinto che se le tasse si abbassassero ad aliquote accettabili e sostenibili per tutti,
ci sarebbe davvero un'emersione del sommerso? Sinceramente. No, convintissimo, perché in Svizzera è così. In Svizzera c'è pochissima evasione fiscale perché le tasse non sono non è reato in Svizzera l'evasione fiscale, non è manco reato. Il vostro è un paese un po' diverso dal nostro però, eh. Poi lei è italo-svizzero. Anche in Svezia c'è poca evasione fiscale, avvocato, le tasse sono Caputo, alte. Se avrò non mai qualche soldo, chiedo a lei come sistemarli. Come si sistema facendo il rientro della disclosure. Non sono Caputo, uno di quelli buoni. Benetazzo. Questo è un aspetto significativo della tematica che stiamo trattando questa mattina, perché la fiscalità nazionale, cioè la fiscalità di un paese oggi, soprattutto in una macro regione come quella europea, è un driver di crescita, cioè sostanzialmente rappresenta un elemento di competitività nei confronti di altri paesi. Nel 2011, quando venne varata la famosa roadmap per risollevare tutta l'Unione Europea e soprattutto l'Eurozona dalla crisi che aveva colpito prima la Grecia e poi si era espansa al debito sovrano, si era ipotizzata la famosa roadmap europea, quella che presupponeva all'inizio l'Unione Bancaria, che poi è andata a regime. Poi, successivamente, ci sarebbe dovuta stare l'unione fiscale e a distanza, per il 2020, si ipotizzava la famosa unione politica, vale a dire che noi saremmo andati a votare entro quella data per un primo ministro europeo, cioè sostanzialmente per un leader che rappresentava tutta il potenziale economico dell'Unione Europea. Ma per quale motivo? Perché a livello di tassazione corporate, secondo le aspettative che avevano avuto allora, la fiscalità all'interno dell'Unione Europea sarebbe stata medesima, quindi che io come imprenditore mi andavo a insediare in Austria, in Spagna, in Italia, in Inghilterra, pagavo la stessa corporate tax e quindi non creavo a riverbero, non creavo differenziazione, non creavo competizione tra i paesi. La competizione sarebbe rimasta solo a livello di tassazione personale con una diversa fruibilità del welfare e così via. Però sappiamo che per il momento attuale l'unione cosiddetta fiscale è molto lontana, quella politica non si sa neanche se ci arriveremo, visto i rischi di sistema che abbiamo innanzi a noi. Mi permetto di fare questo esempio pratico per far capire come, io parlo da operatore finanziario in questo momento qui, quindi tocco con mano praticamente quasi ogni giorno che cosa significa avere a che fare con le istituzioni finanziarie e le banche, ma non italiane, europee. Contribuente italiano in prossimità della pensione decide di andarsene via, andare a vivere in Spagna, si ritira, non ne può più dell'Italia, vende la propria abitazione qui in Veneto, realizza circa un quarto di milione, cosa fa? Si compra, cerca di comprare un'abitazione in una località della costa spagnola. Fantastico, va in Spagna, cerca l'immobile, si accorda per effettuare il rogito. Il notaio spagnolo gli chiede: guarda, che per comprare questa abitazione mi devi portare innanzitutto un assegno circolare non trasferibile, e questo è assolutamente plausibile. Ma poi una certificazione, una documentazione della banca italiana che emette l'assegno, che dice, che attesta che la provenienza di quei fondi sono dovuti, in questo caso per quello che mi hai detto, alla vendita di un altro immobile sul territorio italiano. Sapete che cosa è successo? Non ha potuto comprare l'abitazione, questo nuovo appartamento in Spagna. Per quale motivo? Perché la banca italiana non accetta di emettere questa documentazione. Beh, ci fa una bella offshore a Panama, ma ecco, con un immobiliare. Sì. È ancora peggio no, perché il notaio spagnolo, con la legge che adesso hanno fatto, la ley del blanqueo del capital, cioè che sostanzialmente impone agli istituti finanziari, alle banche e a tutti gli operatori professionisti, attraverso una condivisione di responsabilità professionale e penale, di accertarsi sulla provenienza. Sì. Questo significa che se io, dirigente di banca o dirigente di filiale, apro un conto ad un soggetto, in questo caso qua non residente, ad esempio in Spagna, quindi europeo, non stiamo parlando di uno che arriva dalla Cina, dalla Russia o dal Belize, e successivamente vengo a conoscenza di come quel soggetto che è diventato bancabile nel mio paese ha fondi di dubbia provenienza, faccio l'esempio così a casa si capisce,
il funzionario di banca, lo sportellista, va dentro, cioè risponde anche lui. Più la banca viene sanzionata, più una serie di ripercussioni in termini di attività di vigilanza. Noi abbiamo le migliori leggi antiriciclaggio d'Europa, tant'è vero che noi, l'Italia viene presa ad esempio come efficacia delle leggi antiriciclaggio. Viene presa ad esempio, guarda... No. Cioè, no, sì, assolutamente l'Italia è la migliore. Sono usciti gli ultimi rapporti ufficiali europei sulla legge antiriciclaggio. No. L'Inghilterra è anche un grandissimo paradiso fiscale che ha giurisdizione su 15 dei migliori paradisi fiscali del mondo. Quindi, insomma, l'Inghilterra... Beh, si va adesso sempre a Londra, un motivo ci sarà. Sì, ma comunque c'ha le isole del canale, Jersey, le British, certo. Virgin Islands, sono loro, eccetera. Allora, quello che voglio dire... L'Italia ha le migliori leggi antiriciclaggio. Questo film di questa difficoltà del pensionato di comprarsi la casa è probabile che sia effettivo, però sta di fatto che invece un notaio romano a me mi ha raccontato che lui fa trust, sai, lo slogan è più trust per tutti, che mentre da loro una volta andavano i clienti di cui parlava l'avvocato Caputo, adesso dai notai italiani va gente con appunto i 50.000 euro della vendita della casa del nonno, cose del genere, e chiede al notaio, scusi, mi fa un trust. Dato che costa 4 soldi, si fanno fare sto trust in posti strani e poi usano i loro soldi probabilmente per comprarsi in maniera più facile una casa in Spagna. Però il problema è che lei da un lato descrive un quadro di rigore, severità, regole inflessibili, io però quello che poi vedo nei dati quotidiani, nelle storie quotidiane, non è lo stesso quadro. Quindi non viviamo in due mondi diversi. No, però... viviamo nello stesso mondo. Cioè, l'aspetto però di chi poi quando ci va a mettere il muso si rende conto di come in 2 anni è cambiato in misura significativamente impattante la bancabilità dei flussi finanziari, a me fa capire, il collega della Svizzera sto dicendo, la Banca d'Italia ha il miglior sistema antiriciclaggio d'Europa che viene studiato. Banca d'Italia magari ne parleremo in un'altra occasione. No, un'altra puntata quella. Il sistema antiriciclaggio dipende per dalla Banca d'Italia. Voi che fate attività giornalistica dovete iniziare a trasmettere questo tipo di messaggio. Chi ha poste, trust, situazioni ibride, poco convenzionali, in qualsiasi parte al di fuori del nostro confine, non necessariamente un paese offshore o a tassazione agevolata, se non è in grado di giustificarne beyond any reasonable doubt, cioè al di là di ogni ragionevole dubbio, la provenienza, l'origine, la consistenza e così via, è come se quel denaro non lo avesse proprio, perché non lo potrà in nessun modo spendere, utilizzare, goderselo. Vi dirò di più, il prossimo articolo del Corriere della Sera, tutta questa gente che porta a favore di stipolare il prossimo dovrebbe fare una petizione per venire incontro a sto povero. Facciamo finire Benetazzo. Termino con questo passaggio. Adesso c'è il polverone su Panama. Facciamo 9 mesi, perché voglio essere largo. Qual è il prossimo? Who is next? Il prossimo dovrebbe essere o gli Emirati Arabi Uniti e poi a cascata Hong Kong, che sono i due centri, i tre centri assieme a Panama, di riciclaggio internazionale. E ne abbiamo visto come si è espansa a Dubai la famigerata crescita immobiliare, questi grattacieli fantasmagorici che sono stati realizzati, 90% di quali è praticamente vuoto. Che cosa è servito a Dubai? A canalizzare post attentati 2001 delle Twin Tower, tutti quei fondi che non potevano più essere dirottati nell'area caraibica. Perché? E questo ha alimentato il mercato immobiliare, che non era altro che un'attività di riciclaggio, infatti, priva di presupposti di bancabilità. E infatti Caputo ci raccontava all'inizio della puntata di queste file di centinaia e centinaia di nuovi clienti che bussano alle banche di Dubai, e molti sono italiani. Tanto i nomi non ce li può dire, non ci può dire neanche i nomi di quelli che detengono, italiani, un grande patrimonio immobiliare a Panama. Però io insisto con la domanda che le ho fatto prima: la cosa più strana che le hanno chiesto e alla quale si è opposto? La cosa più strana è se prendo in consegna soldi sporchi, quella è la cosa più strana. Io in questi casi naturalmente
li mando via questi clienti che vengono con domande di questo genere di riciclare soldi sporchi. Naturalmente nel passato sono stati alimentati tanti conti in Svizzera con soldi in contanti provenienti dall'Italia, però questi erano sempre soldi evasi al fisco, sì, ma erano sempre soldi di provenienza, cioè le banche svizzere hanno sempre esaminato, anche se hanno preso i soldi in contanti, hanno sempre esaminato la lecita provenienza, cioè sapevano che erano soldi evasi, però non erano soldi di attività criminali, spaccio di droga, corruzione e altre cose, cioè su questo hanno fatto sempre attenzione. Ci ha detto una cosa molto importante, ora non che gli italiani credano nella Svizzera buonissima, però è un paese molto vicino a noi, peraltro lei è un po' a metà perché le sue origini sono profondamente italiane. Noi abbiamo sempre guardato alla Svizzera come un paese molto più fortunato di noi per quanto riguarda segreto bancario e chiaramente tutto quello che gira intorno al fisco. Peraltro è vero, la nuova frontiera, magari poi prima di chiudere la puntata ce lo racconterà, non è tanto più il segreto bancario, ma spesso in Svizzera si viene non soltanto per le banche ma anche per quei cantoni che offrono ripari straordinari dagli occhi indiscreti del fisco. Ma insomma, magari ne parliamo dopo o ci faremo un'altra puntata, perché qui poi davvero il discorso è molto ampio. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, restate con noi che dopo concludiamo la nostra puntata su Panama e le altre. Ben ritrovati, l'ultima parte del nostro dibattito del sabato di Omnibus è dedicato ai Panama Papers e anche agli altri papers che al momento non abbiamo ancora scoperto, perché probabilmente ci lasceremo con questo messaggio: la vera, la più grande delle evasioni fiscali è the next, come dicono gli americani, la prossima, solo che probabilmente la prossima difficilmente verrà scoperta, perché l'emersione, almeno per quanto riguarda il nostro paese, insomma, ha lasciato tutti abbastanza così dubbiosi, ma non particolarmente sorpresi. Nomi importanti, ma poi alla fine l'Italia, considerata uno dei paesi a più alto tasso di evasione fiscale della serie, tutto qui, alla fine insomma sembra proprio che quelli più importanti, che magari si possono percepire come essere magari attaccati a grandissime esperienze come nel settore della finanza, come nel settore dell'industria, insomma poi alla fine questi non emergono mai. Per quanto riguarda invece il resto del mondo, beh insomma il caso di Cameron, il caso di Putin, i cinesi, compresi gli eredi di Mao Zedong, insomma questo ha fatto immaginare che a livello mondiale questa emersione di dati abbia provocato sicuramente più di una riflessione. Ricordiamo però che si tratta di dati che sono stati rilevati in modo indebito, in modo illegale, quindi in eventuali contenziosi legali questi dati potrebbero anche non valere nulla. Allora, Perelli, come ci lasciamo? Qual è il messaggio? Ma il messaggio è... Pagate le tasse, questo tutte, fino all'ultimo centesimo, ma... Ma il messaggio finale è quello iniziale. Pagare le tasse in realtà significa essere non solo cittadini responsabili che contribuiscono a loro e al comune interesse, ma anche affrontare più seriamente, e questo lo chiediamo ai decisori politici, il tema della rappresentanza, della democrazia, perché non c'è niente da fare. Il tema del contributo, certo, è vero. C'è anche l'elemento del pagare meno tasse affinché lo paghino tutti, ma questa non è la soluzione definitiva del problema. Come abbiamo visto, surrealmente, il problema vive ancora su margini, se non sono di illegalità, quantomeno di complicità fra i potenti e i potentissimi. Ora questo non è ineluttabile. Quindi noi crediamo che in realtà la funzione di scrutinio, come si dice dall'inglese in italiano, da parte di quegli altri poteri forti, che è la società civile organizzata, sia un elemento assolutamente essenziale. Cosa è possibile fare? Azioni, come dire, piccole, medie e macro. Prima di tutto c'è bisogno di una internazionalizzazione della società civile, di una coalizione, queste ci sono. Il Tax Justice Network, di cui Oxfam è uno dei pilastri, è in grado di individuare e di contestare ai governi e alle istituzioni internazionali le scelte, ma anche della mobilitazione, la petizione, basta paradisi fiscali, è chiaro che è una piccola azione, ma come è noto è attraverso la somma delle piccole azioni che noi riusciamo a intervenire su che cosa? Sul cambiare il senso comune. È possibile a ciascuno di fare qualcosa? Sì, assieme soprattutto,
e ripeto, democrazia, giustizia sono le parole chiave per dare risposte al grande tema della questione fiscale. Sansonetti, se invece la questione fosse un po' diversa, e quindi in questa lista sì, abbiamo visto personaggi dello spettacolo, non stiamo troppo a rigirarci perché hanno tutti smentito, può darsi veramente che si tratti di una piccola cosa, di uno svarione, può darsi anche che sia una cosa che poi alla prova dei fatti risulterà negabile in assoluto, ma a parte questo, comunque non ci sono nomi di politici, non ci sono nomi di grandissimi industriali, non è che poi in realtà siamo diventati più virtuosi? No. Il dubbio. No. Sono diventati loro più bravi. Guarda, di dubbi il ne ho tanti. Dubbio. Di dubbi ne ho tanti, vivo di dubbi, il giornale si chiama Il Dubbio, ma no, non siamo diventati più virtuosi, è evidente che per motivi... è evidente che queste carte, l'abbiamo detto all'inizio, sono importanti perché ci permettono di discutere queste cose e poi perché creeranno forse alcuni problemi di politica internazionale. Fondamentalmente mi pare che la questione è la Gran Bretagna, perché il coinvolgimento del premier britannico mi sembra dal punto di vista a parte l'islandese che se n'è andato, sì, ma insomma, andato. No, ricordiamoci senza... che peraltro l'economia islandese è gemella dell'economia inglese, sono molto vicini i paesi per sistema bancario, un pochino più piccolini, molto più piccolo, meno, ma il fine settimana prendo i charter, sì, per andare, sì, però, a passare insomma, il weekend a Londra, no, quindi non è una cosa piccola, è una cosa, non lo so, poi ha ragione anche il nostro amico svizzero, è del tutto illegale quello che è avvenuto. Io ho dei fortissimi dubbi. Io ho sempre dei fortissimi dubbi su questi tipi di scoop, perché spesso sono scoop in parte, non sappiamo chi li ha fatti, no, non sappiamo perché, non sappiamo perché ci sono quei nomi e non altri, non sappiamo se sono nomi manovrati o no. A me queste cose non piacciono mai. Il giornalismo d'inchiesta per me è una cosa un po' diversa che prendere delle carte. Adesso non so se la CIA, come dice, che sì, poi è la può, CIA, il giornalista CIA, non può essere una cassetta però a me non mi è mai piaciuto nemmeno il Watergate, figurati, perché poi dice grande inchiesta giornalistica, no? L'FBI che ha dato potrebbe farsi giornalista. La domanda quindi, classica che si fanno gli americani, chi ci guadagna? Sì, ma insomma, gli americani. Chi ci guadagna? Sì, gli americani, sì, vabbè, però anche quella una volta si diceva, sentite, lo dicevano i latini, anzi cui protest, ma non certo. Lasciamo stare tutto questo. Dopodiché, dalla nostra discussione di oggi, scusate se dico una cosa un po' più, emerge, mi pare, un fatto essenziale. Questo sistema, io una volta, perché dicevo il capitalismo, adesso trovo un'altra parola per dirlo, però sempre quella roba lì, penso, sta diventando pericoloso per se stesso. Mi pare che Pereira prima diceva proprio questa, è pericoloso per se stesso, è un tipo di... cioè noi abbiamo liberalizzato a tal punto il mercato è diventato a tal punto anche concettualmente il bene assoluto, non... il mercato non è più concepito come quello che deve essere, una delle tante strutture, delle tanti luoghi dell'attività umana, ma è diventato il bene supremo, il bene di tutti, e che non lo regola più nessuno, non lo regola più, anche perché infatti noi non stiamo parlando di legalità, questo è il fatto clamoroso, no? Soprattutto loro che se ne intendono molto, hanno parlato di cose legali, non di illegalità. Si pone o no, e Pereira giustamente poneva la questione della democrazia, del rapporto fra tutto ciò e la democrazia, si pone o no una domanda sul nostro futuro, e la domanda è, badate, se non fermiamo, se non diamo delle regole a questo mercato, se non stabiliamo che è necessaria una riforma profondissima e mondiale del sistema di civiltà nostro, di questo nostro sistema di civiltà, ci mangiamo da soli, il certo. Mercato finirà col distruggersi da solo, cioè non distruggersi perché non porta più ricchezze, ma distruggersi perché non riesce più a governare nulla. L'idea che possa governare tutto lo porterà a non poter governare più nulla. Il problema della politica e quindi della democrazia che torna a governare, a imporre le sue regole, a dire il bene supremo oggi non è la libertà assoluta del mercato, ma è la ricostruzione di una giustizia sociale, perché fra poveri e ricchi c'è troppa distanza. O questa capacità di discutere riacquista il diritto di cittadinanza, oggi non ce l'ha. Se dici questo ti dicono che sei un vecchio barbone, che devi capire che oggi bisogna modernizzarsi. La modernizzazione vuol dire riportare la capacità dei governi e della politica di creare giustizia sociale. La giustizia sociale è un bene supremo. Il mercato è un bene, ma non è il bene supremo. Penelope, peraltro una cosa che forse è rimasta fuori. Questi paesi cosiddetti paradisi fiscali spesso sono paesi anche cosiddetti, non voglio dire poveri, ma sicuramente sì, ma non la prima fascia discorso. Del mondo. Sì, però... alcuni.
Infatti c'è uno squilibrio enorme tra il loro PIL di alcuni e la massa di investimenti che c'è nelle loro banche, c'è uno squilibrio assurdo. Però ricordo sempre che i migliori paradisi fiscali, oltre che negli Stati Uniti, ce li abbiamo anche noi in Europa, perché quasi tutta Europa è un grande paradiso a cielo aperto. Però volevo dire che io continuo a non essere assolutamente fiduciosa che questa cosa si possa risolvere. Ti faccio un esempio: uno dei primi a fare un proclama durissimo, durissimissimo, senza speranza, contro i paradisi fiscali, contro gli abusi delle multinazionali, perché poi non stiamo parlando solo di narcotrafficanti per l'appunto, fu buonanima di Kennedy, che fece un discorso durissimo al Senato nell'aprile del 61. Fece questo discorso dicendo: è ora di dire basta ai paradisi fiscali, abusi della manutenzione, eccetera eccetera. Il giorno dopo il New York Times, tutti i giornali, Wall Street Journal uscirono con questo titolo a prima pagina cubitale: è la fine dei paradisi fiscali. Okay, stiamo parlando del 61. Io vi ricordo che fu la fine di Kennedy, che un anno dopo morì a Dallas. Ora, io non voglio fare la complottista, venne ucciso a Dallas. Non voglio fare la complottista, assolutamente. Voglio solo dire che quando ci sono enormi capitali inquantificabili per le persone che ragionano sui termini del Rolex, dei lupi o cose del genere, è molto difficile che la situazione si schiodi. Quindi ben vengano le campagne di Oxfam per sensibilizzare le popolazioni, eccetera. Però, ripeto, noi stiamo parlando di masse di denaro che, per esempio, sono in grado di indirizzare una campagna elettorale americana. Così, perché la campagna di Obama nel 2012 è costata 9 miliardi ed è una cifra che per una un'istituzione finanziaria offshore peanuts. Sono quattro soldi, peanuts, capisci? Allora, il problema vero che il mondo dovrebbe porsi è: c'è una massa di denaro enorme che viaggia a parallela e di cui non si sa chi sono i proprietari. Questa domanda se la sta facendo il Fondo Monetario, ma non se la fa ancora la gente comune. La gente comune continua a essere distratta con gli elenchi. Tra l'altro sono d'accordo sul fatto che secondo me un giornalista non dovrebbe essere una cassetta delle lettere. Un giornalista dovrebbe essere uno che se le va a cercare queste cose. Poi mi dirai, è impossibile avere i nomi dei... No, hai spesso detto documenti ufficiali. E allora vi dirò anche un'altra cosa, che tra le varie liste di nomi segreti, più o meno, Falciani, piuttosto, anche quella era rubata, poi... Al di là di queste liste, l'unica lista che io ho visto che negli ultimi anni ha dato grossissimi risultati nella lotta all'evasione fiscale a quelli che avevano le società offshore con i soldi dentro, eccetera, si chiama lista Pessina, e sicuramente nessuno di voi l'ha mai sentita nominare, ma era il computer di un operatore finanziario di questi avvocati che girano tra Svizzera e Italia, e che era andato in vacanza e si era portato dietro il computer con tutta la sua lista di clienti. Poiché lui era indagato per qualcosa, è stato arrestato a Milano e gli hanno trovato sto computer. A quel punto quella lista era acquisita con tutti i crismi, no? Perché tu arresti una persona per un reato. Da quella lista lì, che ormai è stata sequestrata credo 7-8 anni fa, tu non hai idea quanti processi sono seguiti, quanti soldi sono stati recuperati, quanti inguappi sono stati scoperti. Cose che non sappiamo. Allora, sono uscite tutte sui giornali. Ecco, però, cui non abbiamo dato la stessa pubblicità che abbiamo dato per Panama Papers. Esattamente. Che magari finirà allora, in una bolla di sapone. Le cose fatte, le indagini fatte seriamente, sia che si tratti di giornalisti, sia che si tratti di magistrati, danno sempre buoni frutti. Il resto non lo so. Per chiudere, Benetazzo e poi a Zurigo. Benetazzo, prego. Oggi giustamente abbiamo parlato di Panama Papers, improntando tutta la discussione sulla fiscalità, l'evasione fiscale e così via discorrendo. Molti contribuenti, molti piccoli investitori, piccoli e medi investitori si rivolgono anche nei confronti di questi paesi per ragioni normative, ovvero non solo per evadere il fisco, e qui lo sappiamo, commettendo un illecito, ma per necessità patrimoniali, perché magari devono gestire un subentro generazionale, oppure segregare, proteggere un patrimonio, e quindi hanno bisogno di una normativa di un paese che questo lo consenta. Ad esempio il nostro, quello italiano, nella misura più assoluta prevede questo tipo di tutela. Grazie Benetazzo. Siamo ai saluti, ma insomma, come non salutare l'avvocato Caputo? A lei l'ardua sentenza. Innanzitutto, le è piaciuta la puntata? Qualcosa abbiamo raccontato anche grazie a lei. È sempre interessante imparare tante cose sull'Italia. Comunque,
il suggerimento mio è per il governo italiano di abbassare le tasse, di fare il 25%, così la pagano tutti e la gente non va, non scappa più nei paradisi fiscali. E i soldi rimangono in Italia, la gente non va a cercare alternative. Paga il 25% di flat tax e le pagano tutti e stanno tutti bene. Probabilmente una bella puntata di Omnibus nel 3020 ne parlerà. Grazie per averci seguito, ringraziamo Caputo da Zurigo, i nostri ospiti in studio. Vi auguriamo un buon sabato, dopo di noi arriva Coffee Break con Flavia Fratello. Noi speriamo di esservi stati utili, vi abbiamo fatto riflettere e magari qualche cosa ve l'abbiamo anche raccontata, che fa sempre comodo. Arrivederci.